papà della Tosca faceva lo scalpellino e si trovava nella zona di Trasiel dove aveva la cava e un giorno si è visto una testa che lo guardava e poi si nascondeva e ha trovato questo pakistano. Sono entrata a far parte dei partigiani perché Giovanni Rossaro, capo della nostra zona dei partigiani, mi ha chiesto se posso entrare a far parte con loro come staffetta per portare in giro cibo e qualche arma per i partigiani, che come donna non sono così sorvegliata. E io ho deciso di È entrare. stata questa chiamata perché avevano dato da Radio Londra, tramite la stazione che aveva Giovanni Rossaro, avevano confermato alle 8:30 il pranzo è pronto. E era per fare questo lancio di viveri e armi per formare una vera cellula veramente forte in Bordala. L'avevano abbattuto, la contraerea l'aveva abbattuta nella zona di Cimana, in quelle zone lì, e lui era riuscito a salvarsi e era già da qualche giorno che era nascosto lì nei boschi. Siccome che io lavoravo alla Pirelli fino alle 11 la sera e avevo il lasciapassare per uscire tardi perché c'era il coprifuoco, allora non ero così sorvegliata e avevo il tesserino della fabbrica da poter uscire tardi la sera e andare a casa. Il padre della Tosca le era andato e le aveva portato un pezzo di pane. Lui l'aveva mangiato anche molto avidamente perché era da qualche giorno che non mangiava. E poi le ha detto: stai tranquillo che ti porto io questa sera dove so dove ti possano proteggere. 15 giorni dopo, circa cosita, ecco, eravamo lì in casa, non so se siamo, eravamo già a dormire, e dormivamo nel stesso letto a due. Probabilmente il mio amico lì, non ricordo, mi sembra Luigi, alle imposte, ai scuri, diciamo ai scuri, che la finestra guardava verso la strada, sono andato fuori. E hanno detto vieni giù. Quando uscivo dalla fabbrica andavo in casa Giovanni Calmasini, che ho conosciuto tramite Giovanni, e prendevo armi, le portavo a casa mia e poi fra la settimana andavo ancora in casa Calmasini Giovanni, che mi preparava le borse con dentro del cibo da portare ai partigiani. Mio fratello ha capito che dove c'era qualche cosa che ci chiamavano e dovevamo partire. Mandevate. E ti? Dove? Il gommino proprio perché era sorpreso lui. Lì capì che erano tutti noi, però non lo sapevamo. Ecco, tanto per dire il segreto che dovevamo tenere, non parlare con nessuno, neanche con i genitori. Sera, quando è diventata notte, praticamente ha portato questa persona, ha portato lì a casa di mio padre, al Maso Cibolla a Cesuino. Lì praticamente è stato ospitato da mio padre per almeno 2 anni. Gli avevano costruito una stanza in mezzo al fieno sul ballatoio. E lui rimaneva nascosto dentro in questa stanzetta tutto il giorno. Quando era la sera, praticamente usciva e faceva la vita assieme con le mie zie, col mio papà. E col cappotto non si vedeva nulla quello che avevo sulla schiena. Io partivo dalla casa di questo signor Giovanni Calmasini. E andavo a piedi naturalmente perché non si poteva salire sulla bicicletta e passavo e arrivavo a Pederzano e a metà della Pontera di Sant'Ilario sgonfiavo la ruota di dietro, no? E andavo giù.
tante volte mi hanno detto: perché non sali sulla bicicletta? Mi facevano capire, perché non sali sulla bicicletta? Perché è bucata. E così mi lasciavano passare. E siamo scesi tutti e due e allora ci ha informati: dobbiamo andare alla Casa Rossa. Quando ho visto lui che scende assieme a me, per me è stata una bella soddisfazione, insomma ero contento perché più tanti che sé. E poi lui ha 2 anni più di me e mi sentivo più forte. Nascosto, scrivevo le lettere, imparava l'italiano e poi aveva imparato tutta anche la nostra cultura, perché quando è tornato diceva: io è come fossi anche un piccolo italiano. Avevo tanta paura, mi tremavano le gambe, dico la verità, però mi fermavano, mi chiedevano, mi parlavano loro per tedesco, non capivo nulla, ogni tanto ridevo e avevo il timore che mi guardassero nelle borse, perché quando portavo anche cibo nelle borse avevo il cibo, sì, ma sotto avevo nascosto anche delle bombe. E col timore che mi rovistassero questa borsa ero un po' perplessa e insomma dicevo sempre: Signore, aiutami a passare questo momento, perché era terribile quel momento lì. Sì, praticamente dormiva nella stessa stanza con mio padre. Tante volte si svegliava la notte e vedeva lì inginocchiato per terra che pregava là, perché era naturalmente musulmano. E là abbiamo trovato tutto questo movimento, tutto lì, questo salone lì. E cosa c'è? Non sapevamo niente, noi cosa è. Dobbiamo andare in Bordala a portare su delle armi perché dovrebbero fare questo lancio, insomma, no? Ai miei genitori non le ho mai raccontato nulla, non sapeva nulla neanche mia sorella e io ho sempre tenuto nascosto. Sapevo di avere grande paura, sapevo a cosa andavo incontro, però io la mia idea era quella, ho detto: non mi interessa niente, pur di aiutare anche l'Italia del mio piccolo per liberare l'Italia dal fascismo, faccio tutto quello che voglio fare. Sicché incontrare questa persona molto diversa, sia per il colore della pelle, sia anche come cultura, lui l'ha preso come un arricchimento e aveva una medicina più basata sulla conoscenza delle erbe. E praticamente c'è stato un bel scambio di conoscenza di questa medicina alternativa. Ci sono diverse casette lì dei contadini, hanno spinto un po' le porte e noi ci hanno detto: veniamo in giù. Mio fratello ha detto: no, io non vengo, io rimango qui. In camera mia mamma, Dario, non so niente. Sei in aviatia ieri sera, anche io non parli. Si è messa a piangere, però dopo il pomeriggio è venuto giù anche lui. Nel 44, in estate, praticamente mio papà l'ha portato sullo stivo e che era il e gli ha insegnato proprio il punto dove doveva scendere e fare Tione, fare la via della Svizzera per essere poi rimpatriato con la Croce Rossa che ha sede in Svizzera. Le casette sono di privati, non è comunale, sicché magari andavano e qualche contadino è andato su, si parlava di quelli di Ronzo e hanno visto magari che c'era questo e hanno informato una soffiata e le conseguenze è stato che c'è stato un arcellamento pesante e per fortuna
e sono scappati un po' sulle rampe, là sui geroni dello stivo, e gli altri, non so, saranno in mezzo. Il 79 è riuscito a venire in Italia e è stato molto bello perché ha incontrato un po' tutte le persone che conoscevano. Naturalmente tutti i giorni andava a Pedersano sulla tomba di mio padre, insomma, e lì le parlava e piangeva perché non aveva potuto incontrarlo vivo, insomma. Ai ragazzi io dico, se avete gli ideali, qualsiasi ideale sia, guardate di mantenerveli gli ideali. State attenti perché in giro ci sono ancora delle frange fasciste, state attenti a non entrare in quel giro perché è molto difficile poi tirarsi fuori. Siamo partiti, penso, dal seme dei nostri genitori che ci parlavano di libertà e di pace, specialmente. E il nostro desiderio, oggi che ormai siamo un po' a tramonto, che questi ideali, questa speranza, l'idea della pace, regnasse forse di più di quel che c'è tuttora, insomma, no? Io vorrei dire ai giovani di non rimanere mai nella zona grigia, ma di essere sempre attivi col pensiero, ma attivi anche nell'impegno nella società per far sì che tutte le culture si possano incrociare. Mai dire no, non ce la faccio. Andare avanti, avere fiducia nell'avvenire, perché se si lotta è facile vincere. Io entrerei ancora in quel gruppo perché mi piace vedere l'Italia libera di poter fare, essere libera di poter parlare, di poter dialogare con tutti, non solo con quelle frangeline. E non lasciare mai che venga meno i diritti delle persone, che venga meno che ci siano delle guerre, perché le guerre non portano mai niente di buono. E ne diceva i nostri vecchi, dal cammin per niente, non vendo niente, bisogna guadagnarselo. Uno alla strada più facile per guadagnarsi, insomma, da vivere e avere la pace. L'altro magari la un pochettino più scabrosa, più difficile, no? Come appunto, tra parentesi, abbiamo avuto noi. Ecco, quei tempi che corrono non sono tanto belli per i giovani, però non devono mai perdere la speranza.